Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere BQ Zoe. Questo robottino molto simpatico all'apparenza, a cosa serve esattamente? Sembrerebbe un giocattolo da 129 euro sullo store ufficiale per bambini, però in realtà ragazzi è veramente molto molto di più. Infatti il BQ Zoe è molto più di un giocattolo, ci consente di imparare infatti le basi del, o almeno il funzionamento della programmazione informatica. In che modo riesce a farlo? Beh, Zoe riesce ad interfacciarsi con un'applicazione che si può scaricare gratuitamente sia per Android che per iOS dai relativi store. Questa applicazione ci consente di giocare effettivamente con questo robot, mandandolo avanti, indietro, facendogli fare delle simpatiche mosse, facendogli cambiare espressione del viso, perché qui frontale ci sono tutta una serie di LED che vanno a simulare una bocca e che quindi tramite questa applicazione e questi comandi ci consentono di far fare delle azioni a questo robot. Ma oltre alla semplice, tra virgolette, applicazione che trovate sullo store gratuitamente, c'è un sito che vi lascio in descrizione per curiosità, dove possiamo appunto andare ad effettuare una vera e propria programmazione delle azioni che andrà ad eseguire Zoe. Infatti si tratta di una programmazione a blocchi, con i relativi movimenti che deve fare il robot, con le relative varianti, con le relative risposte, per esempio se premiamo un tasto o l'altro cosa deve fare. Quindi è veramente molto molto interessante, perché una volta fatta la nostra programmazione in blocchi possiamo andare a vedere il codice che viene inviato direttamente al cervellino di questo Zoe ed andare a scoprire effettivamente cos'è un codice di programmazione. Ma parliamo un po' più dello specifico del robot e vi faccio vedere anche qualche prova. Frontalmente qui troviamo due sensori di prossimità in prossimità degli occhi, come già detto prima. Qui ci sono una serie di LED che vanno a simulare la bocca in alcune conformazioni, come felice, triste, la linguaccia, insomma è veramente molto simpatico. C'è anche un microfono per rispondere agli impulsi esterni, come il battito di mani, come per esempio quando andiamo a sbattere qui sulla scocca superiore. Come potete vedere qui nella parte retrostante ci sono tre pulsanti: il tasto di accensione, il tasto A e il tasto B. Il tasto A e il tasto B sono programmabili anche dal sito internet, mentre se lasciamo tutto com'è e premiamo il tasto A, il robotino inizierà a ballare. Se premiamo il tasto B invece riuscirà a schivare i grandi ostacoli. Se invece li premiamo entrambi risponderà agli impulsi esterni, come il battito di mani e, come dicevo prima, lo schiaffeggio sulla scocca superiore. Qui ovviamente c'è la mini USB per la ricarica, si ricarica in veramente pochissimo tempo e la batteria è veramente infinita, e all'interno ci sono veramente molti molti motorini che gli consentono di fare diverse azioni. All'interno c'è una scheda Arduino disegnata da BQ, si chiama esattamente BQ Zoom Core, e appunto gestisce tutto l'aspetto hardware del Zoe. Come ultima cosa c'è anche un cicalino che gli consente di emettere dei suoni. Adesso per esempio lo accendo. Eccolo qui, ho premuto il tasto di accensione e come vedete ci si illuminano i LED ed emette un suono con il cicalino. In questo caso è felice. Adesso cambiamo inquadratura e vi faccio vedere l'applicazione. L'interfaccia dell'applicazione è veramente molto semplice ed intuitiva e anche un po' giocosa, perché effettivamente con questo Zoe tramite l'applicazione ci si può giocare. Come vedete lo si può far muovere, basta installare l'applicazione, accendere lo Zoe e la connessione avverrà in pochi secondi. Si può cambiare l'espressione del robot, si può farlo andare avanti, indietro, lo si può far inclinare, ma la cosa molto interessante di questa applicazione è poter scegliere varie azioni da fargli fare in sequenza, come per esempio farlo muovere, farlo alzare, fargli cambiare espressione. Noi, come vedete, possiamo selezionare le varie azioni che deve fare, tra cui anche le espressioni facciali, e dopodiché premendo il tasto play il robottino inizierà a muoversi secondo le nostre indicazioni. Altra parte dell'applicazione veramente molto divertente è quella che ci consente di giocare con il robottino ricordandoci le mosse che lui ha effettuato, quindi noi dovremo ricordarci la sequenza di passi che Zoe ha effettuato e possiamo andare avanti così di livello. Ultimo giochino che è possibile effettuare con lo Zoe riguarda le espressioni facciali, ovvero il robottino inizierà a fare delle espressioni facciali e noi dovremo riuscire a disegnarle. Onestamente non ci sono ancora riuscito. Ciao, io sono Zoe. Grazie per aver guardato questo video, lasciate un like e condividetelo. In descrizione trovate il gruppo Facebook e molto altro.